la designazione e poi la smentita. Il nome di Mohamed El-Baradei, l'ex capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, praticamente annunciato ufficialmente come nuovo premier dell'Egitto, torna in discussione nella notte. La presidenza del Cairo, dopo il no dei movimenti islamici, spiega che ci sono varie opzioni sul nome del primo ministro ad interim. Siamo in una fase in cui non possono essere ammessi ricatti e pressioni, spiega il portavoce del presidente Mansour. La scelta sarà fatta in base alla professionalità, perché siamo alla ricerca di un governo di crisi che sia in grado di superare le attuali circostanze. Al Cairo l'esercito tiene sotto controllo le due anime del paese, ma la tensione resta altissima in tutto l'Egitto. Nel Sinai, sempre più una polveriera incontrollata, dopo l'uccisione di 6 poliziotti, un gruppo di uomini armati ha falciato un sacerdote copto. Le proteste non devono degenerare in violenza. Sappiamo tutti che Morsi ha ottenuto il 51% dei voti alle elezioni. È un dato di fatto che deve spingere a trovare un accordo per andare avanti. In caso contrario, il paese non si riprenderà. La procura del Cairo ha formalmente accusato di incitamento alla violenza 3 dei massimi esponenti dei Fratelli Musulmani e ad elevare ulteriormente la tensione arriva l'annuncio della formazione di un nuovo gruppo jihadista che minaccia di imporre la Sharia con le armi.